così gustose, però almeno ci sono i tatuaggi. Le ho provate in un video, in alcune storie di Instagram. Se ancora non mi segui lì, mi trovi col nome Cate Splendente, seguimi, grazie. Corizzino, grazie per il like, grazie per essere qui anche oggi pomeriggio insieme per passare 10 minuti, non so quanto durerà il video, in compagnia io e te. E per la pennichella domenicale, anche se non sarà un video soporifero come quelli dei gameplay, forse anche di più, chi lo sa. Comunque andiamo a vedere se 1,29 euro che ho speso per queste caramelle ne valsa la pena, perlomeno per i tatuaggi. Allora, qua dice Halloween Mega Tattoo Fruit Flavored Candy with, perché poi c'è scritto tutto in inglese, non ho capito. Vabbè, erano distribuite in Little Italia, però hanno mantenuto le scritte straniere, in inglesi. With Halloween Tattoos. Sono 90 grammi, la confezione è molto aesthetic, mi piace molto, hanno creato dei bei packaging di Halloween, almeno quello, no scherzo, però anche l'occhio vuole la sua parte sull'estetica della confezione. Le caramelle si presentano in questo modo, il pacchetto qua, c'è anche in lingua italiana, wow, e caramelle gommose al gusto di frutta con tatuaggi adesivi temporanei, specifica anche ingredienti, zucchero, sciroppo di glucosio, è meglio non leggere gli ingredienti, voilà, tatuaggi adesivi uso, vedere le istruzioni sul foglio con i tatuaggi, il tatuaggio può essere rimosso con detergenti per la pelle, contiene acqua, contenenti alcol, e avvertenze, contiene giocattolo, non è un giocattolo, un tatuaggio, si raccomanda la sorveglianza di un adulto, non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni, e pericolo di soffocamento. In realtà no, perché queste caramelle sono talmente tanto appiccicose che è impossibile togliersele dai denti e soffocarsi, ma vabbè. Cioè, un foglio così non è un tatuaggio, però va bene, non importa, si vede che sono obbligati a scriverlo. E vabbè, leggibile tutto con questo sfondo arancione power con la scritta nera, top. Ecco, mettiamo qua lato, credo che si veda. Allora, questi sono i tatuatori, ne ho assaggiato uno io e uno persona durante il video. Io ho trovato la zucca di Halloween bella, e l'altra persona ha trovato il fantasmino, che è ancora più bello, ma sono belli grandi comunque questi tatuaggi. La caramella ha questo bel packaging, anche questo molto estetico, ho scritto Halloween col gattino nero tutto arruffato, e il fantasmino, poi ci sono anche dei pipistrelli nero arancione, molto bello. Non so se hai visto com'era la caramella, ho dovuto abbaiare il cane in quel momento, giustamente sotto la mia finestra. Adesso ho tirato giù la tapparella, spero che non si senta più questo cane abbaiare. Comunque sono fatte così, qui ho visto che c'è una streghetta che vola come tatuaggio. Comunque andiamo a provare tutti e due i tatuaggi per vedere come sono, se si attaccano e
sono belli grandi comunque. Non so se farmelo, me lo farò sul braccio, dai, volevo farmelo sulla mano. E tu potresti dire becca a te, ma dopo giri col tatuaggio sulla mano. Anche sì, ma anche ho visto un metodo per toglierli facilmente, che se l'avessi saputo prima magari. Perché praticamente una volta per toglierti i tatuaggi andavano tipo con la spugna e ti sfregavano il braccio dove ti arrivava il tatuaggio, no? E magari veniva via anche male e poi diventavi tutto rosso, no? Con la brusca. E invece bastava semplicemente applicare un pezzo di nastro adesivo trasparente.
Aspetta, si è tutto rotto. Il primo è già fallito. Cioè, allora, quindi le caramelle fanno schifo e i tatuaggi non si... cioè, si sminchiano tutti. Praticamente, in teoria, bisognava togliere questa, il tatuaggio doveva restare qui, che è più un adesivo che un tatuaggio. E poi, siccome questa parte è appiccicosa, il tatuaggio, tra virgolette, dovevi fare così e restava appiccicato sulla pelle. Però non può essere che se togli questa, cioè, che merda. Apriamo uno nuovo. Voglio provare una cosa. L'ultimo, proviamo l'ultimo. Cioè, l'1,29 buttati. Ho ribeccato il fantasmino. Illusione, vediamo se riusciamo a fare l'ultimo. Andiamo piano. Resta appiccicato dove non dovrebbe. Dai, ma che... Io gli mando un'email alla Lidl. Mi dispiace, ma sono davvero delusa. Tanto non mi cago perché l'ho già scritto 1000 volte a Lidl e non mi ha mai risposto. Ma comunque, stavolta è veramente toppato. C'è anche il video che lo dimostra. Cioè, dai, ma si può. Deve restare qui, non qui. Cioè, tanto sono da buttare tutti, le caramelle fanno schifo, i tatuaggi non si fanno. Beh, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Schifo, rotto. Cioè, dai, ma che merda. Solo per avere la... cioè, fa schifo, si è rotto. Ma voglio solo avere la soddisfazione di riuscire a farne mezzo. Allora, se li staccate direttamente dalla caramella, qualcosa viene via, però c'è una delusione proprio perché un pezzo è venuto via. Ce l'avevo quasi fatta, adesso devo riuscirci, porca miseria, mi è rimasto qua sta cosa. Allora, meglio quelli che si staccano con l'acqua, perché questi qua sono proprio... cioè, neanche fa, neanche sta facendo. Niente, i tatuaggi migliori temporanei sono, resteranno per sempre quelli con l'acqua. Che basta abbondare con l'acqua, ai peli. Qua c'è... sono adesivi e mi fanno la ceretta. Ai peli. Sarebbero stati anche belli. Se non fossero stato così doloroso e... triste il fatto che si rompono finché li scarti. Cioè, veramente che delusione. So se lo vedi, c'ho riflesso. Veramente una delusione. Adesso ne faccio vedere. Allora, va scartato direttamente da qua. Riproviamo. Rotto anche questo. Ma dai, che palle, guarda. Dai, guarda. No, vabbè, io troppo delusa, non ce la fa, non ce la posso fare. Sono così contenta, invece. Schifo. Bocciatissime queste caramelle. Caramelle, tatuaggi bocciati, questi qua. Si riescono a fare bene, cioè queste qua
spero che questo video comunque ti abbia fatto rilassare. Lo so che non è proprio rilassante perché è stato un fail, però lo pubblico lo stesso. Perché tu devi sapere, creatura, che queste caramelle non devi comprarle perché sono 1,29 euro buttati via. Cioè, manco a 99 centesimi. Una ciofecata. Almeno dici, vabbè, ma la caramella è buona. No, fa schifo. Quindi, bocciatissimo. Sempre ti auguro un buon riposino pomeridiano, fammi sapere che cosa ne pensi e ci vediamo martedì.